Evidentemente, se poi non si riesce a trovare la conciliazione, è ovvio che si va in causa. Ma è chiaro che di queste scelte, che sono scelte per lo più processuali, di natura tecnica, ne assume la responsabilità il difensore incaricato. Per quanto riguarda il baratto amministrativo, è vero, Massimiliano dall'opposizione il baratto amministrativo l'aveva proposto, però abbiamo fatto un'altra valutazione prudenziale, siccome rispetto al baratto amministrativo gli organismi contabili si sono espressi con un orientamento giurisprudenziale che a volte condanna questo tipo di pratica, stiamo aspettando che la suprema autorità giurisdizionale in materia contabile si esprima in via definitiva, ponendo quindi una pietra miliare su quella che è la legittimità o meno di questo tipo di pratica. Qualora ne dovesse evidenziare la legittimità, ci mancherebbe altro che noi non dovessimo attuare il baratto amministrativo. Queste mie brevi considerazioni sono state fatte per cercare solo ed unicamente di arricchire il dibattito in Consiglio Comunale. È assolutamente ben lungi da me la voglia di fare polemica con chi che sia. Certo, dell'intervento fatto dal consigliere Della Croce ci sono anche degli approfondimenti, delle considerazioni che l'amministrazione deve tenere in considerazione, e lo farà, ma questo proprio in funzione di quella che dovrebbe essere, se, a mio modo di vedere, alla mia prima esperienza da giovane, fai tu caro Michele, il tuo ruolo di padre nobile di questo Consiglio Comunale. Tanto dovevo, grazie. Grazie consigliere Melacarne. Consigliere Superbo. Buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo, così tranquillizzo anche l'assessore Bevilacqua, che era preoccupato che l'opposizione non era presente in aula. Tardi, ma siamo arrivati purtroppo. Ti ho tranquillizzato, visto? Allora, senza fare polemiche, ora non so se come dice l'avvocato Melacarne o meno, però al netto degli scherzi, sull'atto fondamentale che è il bilancio, che narra un po' come l'amministrazione vuole operare poi nel corso dell'anno. Quest'anno, strano ma vero, è stato fatto subito il bilancio, dirlo a maggio è strano che è subito, però in passato quando ero sindaco purtroppo non ci si riusciva con le difficoltà, quindi adesso, come dire, avrete diversi mezzi per poter programmare al meglio come utilizzare le poste di bilancio che avete allocato. Parto da alcune considerazioni condivisibili con il consigliere Della Croce, perché io non so, a me il parere del revisore, vedo che c'è il protocollo del 18 aprile, quindi voglio dire è inferiore anche ai 10 giorni previsti dal regolamento di contabilità. Se pensiamo che questi sono stati giorni particolari, quindi tra la Pasqua e il 25 aprile, c'era anche la difficoltà di poter accedere agli atti, difficoltà legate ovviamente anche a assenze personali. Non è che per il fatto che uno però non c'è il parere del revisore, non si fa secondo me la polemica su queste cose, quindi io non la voglio fare. Semplicemente però condividevo appunto l'opinione del consigliere Della Croce, perché il bilancio è un atto complesso, c'è che io non ho mai avuto pazienza di addentrarmi anche negli anni passati, quindi magari anche avere più tempo sarebbe stato cosa utile, non parlo qua, parlo in generale ovviamente, quindi magari la suggerisco qua. Io in passato non l'ho fatto, ma non credo che nessuno me l'abbia mai suggerito, non ci ho manco pensato, perché in effetti essere amministratori si è più quotidianamente in comune, forse sicuramente gli atti si ha una maggiore possibilità di vederli, all'opposizione è più complesso, quindi il nostro regolamento parla di 10 giorni del deposito. Si pensi in futuro anche di poter estendere magari questo termine, così, giusto una proposta, poi valuterete. Questo lo chiedo appunto per la difficoltà, modificando il regolamento di contabilità, potrebbe essere una soluzione per avere un accesso più facilitato, così, giusto come suggerimento. Alcune mancanze, come la convocazione delle parti sociali, in effetti sul bilancio potrebbe essere
è una cosa che spiace, ecco, chi fa sempre riferimenti al passato, in passato queste cose venivano fatte, partecipavano 4 persone, per essere chiari, non partecipavano le masse, però togliere anche a quei 4, tra virgolette, curiosi di affrontare un atto difficile come il bilancio, ecco, magari in futuro ripresentare questa cosa. Le due osservazioni a questo bilancio, una di carattere che entra un attimo nei numeri, l'ha citato anche il capogruppo Roccotelli, il capitolo dei debiti fuori bilancio. Avete appostato 80-90 mila euro, non ricordo quanti sono, però dobbiamo allora capire, o i debiti ci sono e quindi le poste vanno messe per poterle affrontare. Qualche assessore o consigliere addirittura scriveva sui social media che ci sono 4 milioni di debiti, confondendo l'indebitamento con i debiti. Sicuramente non sono 4 milioni, quindi o ci sono i debiti fuori bilancio e quindi sono stati occultati, molto grave questo, il Consiglio della Croce ne ha fatto alcune citazioni e quindi diventa una questione prettamente tecnica, oppure è una questione politica, quindi che evidentemente si dà all'esterno un messaggio sbagliato. Quindi delle due l'una, quindi una cosa evidentemente da correggere, vedete voi quale. E poi c'è la, ha detto qualcosa? No, puoi scegliere tu. Vanno bene entrambe? A o B? Quale vuoi accendere? Però nessuno ti interrompe, ma questo brutto vizio voglio che c'ha. Questo brutto vizio che c'è. Nessuno ti interrompe, dai. Tu lo sai. Posso? Continui, grazie. Consigliere Superbo. E poi c'è una domanda alla dottoressa Ruffo, nessuno gliel'ha fatto, ma gliela faccio io, se no. I trasferimenti all'ufficio di piano, a quanto ammontano i trasferimenti che verranno fatti all'ufficio di piano? Parlo proprio di trasferimenti, sonde, quindi il mandato che verranno fatti all'ufficio di piano. Sono circa 4.000 euro. 4.000, ok. Perché dall'anno scorso abbiamo gestione. So. Grazie. Ecco, allora anche qua poi andiamo nelle scelte invece politiche, ha fatto tutta la presentazione il capogruppo Roccotelli là e condividiamo in pieno su questo, io le condivido anche all'opposizione, quando era l'opposizione il capogruppo Roccotelli non le condivide queste cose, cioè la difficoltà di fare i bilanci non solo di Minervino come si diceva, perché le risorse sono veramente scarse e quindi è difficile fare un bilancio, però con quelle poche risorse si fanno delle scelte che qualificano l'amministrazione. Ecco, io proprio in ambito sociale invito che questa amministrazione si è qualificata, ma secondo me in una maniera che io non condivido, e parlo proprio del trasferimento all'ufficio di piano, anzi faccio una premessa, visto che trovo anche l'assessore Bellini qui in consiglio, perché abbiamo avuto il problema serio, purtroppo non abbiamo avuto risposta, l'abbiamo fatto sui giornali, però siccome voi rispondete spesso tramite social network, tramite i giornali, c'è la vostra televisione amica Minervino Live che vi segue ovunque, non avete avuto però modo di rispondere al perché del problema sul SAD e sull'ADI, siamo ancora fermi, assessore, è un problema gravissimo della nostra collettività, sia per quanto riguarda le persone impegnate nei servizi, ma ancora di più per gli utenti che evidentemente si avvalgono di questi servizi. E però io poi, leggendo le carte del coordinamento istituzionale di cui il sindaco e l'assessore credo partecipano, leggo che il comune di Minervino dovrebbe trasferire 51.000 euro all'ufficio di piano per il suo funzionamento. Proprio invece la dottoressa Ruffo ha appena detto che sono 4.000 euro. Allora, il capogruppo Roccotelli dice non funziona niente, non trasferiamo neanche quello. È una sua libera interpretazione, ci mancherebbe altro. Io vi dico che però, e non so cosa ne pensano gli altri comuni, voi state violando comunque ciò che è un deliberato del coordinamento istituzionale, perché se le poste sono 51.000 euro e 300 euro, voi trasferite 4-5.000 euro e in questo bilancio non sono presenti, come è stato detto, queste soldi. Oltre a dimostrare quindi una scarsa attenzione a questo tipo di tematiche, perché l'ufficio di piano soffre, è vero, ma se non mandiamo neanche i soldi soffrirà ancora di più. Poi se magari avete altre soluzioni, noi o soprattutto le fasce più deboli sono contenti, però evidentemente, rispondete Luigi, prende appunto, va bene,
Tanto so che vuoi pure tu all'ufficio di coordinamento, fai tutto tu, vuoi pure tu i coordinamenti, vai, ci rispondi, tu puoi anche non rispondere, non è che sei obbligato. Detto questo, appunto, secondo me in questo bilancio c'è appunto una carenza, perché non è l'aumento, perdonatemi, del contrasto alla povertà, e ora verificheremo anche come sono fatti. Ho chiesto un accesso agli atti tempo fa e ho visto tante determinazioni fatte senza nessun tipo di relazione, quindi nulla, come dire, nulla mette in dubbio la bontà dell'azione dell'assistenza sociale, però una relazione che dovrebbe essere invece prevista, io non credo, ho potuto visionare personalmente atti che non sono fatti. In più, appunto, vedo questa mancanza per quanto riguarda le politiche sociali. Non vado oltre perché anche io lo dico chiaramente, non l'ho detto prima, per i 10 giorni che ci sono stati dati per la visione degli atti, per mie personali assenze non ho potuto comunque entrare più in profondo, quindi non entro di... E io infatti ho suggerito, io non è che ho detto, ho suggerito, però ripeto, se fa parte degli atti necessari anche il parere del Visore dei Conti... Perfetto. Io pure ho detto che non è una causa per cui, ma io ho detto io stesso per cui non è una causa perché uno si attacca, si appella a questa cosa qua, quindi segreta, l'ho detto io stesso. Ho suggerito un allungamento dei termini in futuro, perché può capitare come in questi casi il 25 aprile, la Pasqua, uno non ha neanche il tempo di salire veramente in comune, perché con la dottoressa Ruffo bisognerebbe stare qualche ora per capirlo. Anzi, mi ricordo il consigliere Brizzi in 2015 disse ci vogliono 2 mesi per capire il bilancio. 2 mesi no, ma qualche giorno ce ne vuole. Brizzi? Anche qualcuno. Ora, quello è l'importo, ora se amministratore lo devi comprendere prima e meglio. Detto questo, quindi, io sollecito questa attenzione che non vedo, mi dispiace dirlo, alle politiche sociali e all'ufficio di piano. Se mi date una risposta, ho capito che manderà il capogruppo Roccotelli su questo mancato trasferimento, che ripeto, non è... È una deliberazione del coordinamento istituzionale che, se ancora una valenza, qua dice 51.000 euro da parte del Comune di Minervino Muro. In bilancio ho capito che non ci sono. Quindi mi auguro di mediarite, ma non perché mi dovete fare un piacere a me, semplicemente perché quelle servono all'ufficio di piano per far fronte alle azioni nei confronti dei disabili, per far fronte degli ultimi, dei minori e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, sicuramente in quel pochissimo che ho potuto vedere, vedo che c'è una mancanza piuttosto importante. Grazie. Voglio soltanto puntualizzare una cosa, che magari noi trasferivamo 51.000 euro così come succedeva prima a piano social di zona, e piano social di zona poi c'è lì, ritornava con gli interessi, nel senso che da quei 51.000 euro ce ne dava 300.000 euro. Perché? Perché quando noi trasferivamo le risorse, quelle risorse di cui parli tu, consigliere Superbo, erano risorse relative proprio al funzionamento e alla gestione dei servizi. Adesso il piano sociale di zona, i servizi non li vuole gestire più, è vero? Non esiste. Allora non li vuole gestire più, dice non ho soldi, ma pure il piano sociale di zona di tanti anni fa non aveva soldi. Però era operativo, andava in regione, partecipava ai bandi, portava i milioni e distribuiva sul territorio a beneficio delle classi che meno ambienti, come dici tu. Invece il piano sociale di zona attuale, di tutto questo non va niente. Allora i 4.000 euro, i 50.000 euro che noi dobbiamo trasferire, sai che servono? Non, come hai detto tu, per dare alla povera gente, servono per la gestione del piano sociale di zona, per pagare lo stipendio ai funzionari, ai dirigenti. Allora, a voi dà fastidio, segreto? No, no, grazie. Però mi devo contenere lo stesso perché dà fastidio al consigliere Super. No, non gridare perché poi magari. Quindi il discorso è proprio questo, non è un discorso di funzionamento, dice diamo 50.000 euro a quel che quelli poi danno ai poveri. Come diceva prima Robin Hood, faceva l'esempio, il consigliere, la consigliera Superbo, giusto per distinguere. È chiaro, questi soldi servono per la gestione, cioè per pagare gli stipendi, per pagare la carta al fotocopiatore, per essere chiari. Non sono soldi che vengono dati al piano sociale di zona e poi il piano sociale di zona ce li ritorna in servizi sul territorio.
questo io ho detto che il piano sociale di zona, per come la vedo io, l'ho detto all'inizio nella relazione che ho fatto, non funziona, non è operativo, perché non si dà da fare, non procaccia niente, non fa progetti, non fa niente di niente. È in affanno. È in continuo affanno. Cose... E se vai a chiedere, ti dici che non abbiamo il personale. Poi tu gli dai, dici va bene, te lo mandiamo noi il personale. Non lo vogliono. Se lo mandiamo noi il personale, non lo vogliono. Abbiamo fatto questa cosa. Abbiamo detto, ti mandiamo, li abbiamo scritti, ti mandiamo il personale noi. No, non lo vogliamo il personale. Perché devono gestire le cose a modo loro, forse. Non vogliono far sentire agli altri, per tornare al discorso che faceva prima il consigliere della Croce, non vogliono far sapere agli altri quello che succede. Ma chiaro, quindi era questa la puntualizzazione. I fondi sono, cioè, dimezzati, sono stati ridotti al 50%. Sono per la gestione, non sono perché devono essere poi, devono tornare sul territorio in termini di servizio alla popolazione. Quindi era questa la puntualizzazione che volevo fare, non per il discorso. Consigliere Superbo? È giusto che gli dica la sua, che non corrisponde per al vero, perché due sono le questioni. Se come dice lì servono solo per la cosa, non dovete neanche trasferire i 4.000 euro, quindi cancellate quella posta, cancellatela, però poi andate in coordinamento istituzionale a revocare la deliberazione. Non possiamo essere, dire una cosa e poi farne un'altra. A me, se è quello che dice lì, io condivido. Io oggi vedo che c'è una delibera con la presenza del nostro sindaco che dice che trasferire 51.000 e rottiere. Non servono? Benissimo, toglieteli. Io non è che dico, mettete pure 4.000 euro, metteteli in un'altra parte. Allora dobbiamo, finisco. Dovete decidere voi. No, sei stato chiarissimo, però non possiamo ogni volta... Io semplicemente faccio presente che c'è una debita di 51.000 e a bilancio di questi 51.000 non ce ne sono. Ce ne sono 4.000. Servono quei 4.000? Ritornano in servizi? No. Permettendo che l'ufficio di piano qualcuno vuol pagare se vogliamo quei servizi. Se poi non fanno niente, trovate altre soluzioni alternative all'ufficio di piano. E non trasferite neanche 4.000 euro. Condivido. Ad oggi c'è una delibera che dice 51, dice che serve perché c'è un ufficio che deve poi attivarsi per servire determinati utenti, le fasce deboli come ha detto lui. E ci sono i soldi che non sono sufficienti in questo bilancio. E io per questo vi contesto la scelta fatta. Se lei mi dice, io la prendo, come dire, ne prendo atto con un punto interrogativo e, come dire, tornerò in consiglio quando vedo 4.000 spostati su un altro capitolo e ritiro di questa delibera e dirò oggi quando è, il 26 aprile, ma avrà ragione il capogruppo Rocotè, non avrò problemi a dirlo, ci mancherebbe altro. Ad oggi io so che c'è una delibera che dice una cosa e un bilancio che dice il contrario, punto. Tra 3 mesi torneremo qua, ci vedremo, io dirò il capogruppo Rocotè l'avrà ragione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Brizzi. Io devo precisare alcune cose, visto le difficoltà che noi abbiamo avuto al bilancio. Forse noi con delibera di giunta, perché già in passato io consiglio comunale come consigliere di opposizione, dicevo che era ingiusto per quanto riguarda gli oculi giù al cimitero, che da 3.500 quando venivano comprati da marito e moglie, i due che andavano insieme, c'era un aumento di 500 euro a oculi, no? Noi anche su questo, con una delibera di giunta, abbiamo riportato al giusto prezzo di 3.500, vi spiego meglio. Gli oculi costavano 3.500 singolarmente. In passato, con la delibera della vecchia amministrazione, si riportò che quando moriva il marito o la moglie, uno dei due, e l'altro lo voleva comprare, gli oculi non costavano più 3.500 ma costavano 4.000, praticamente i due venivano a costare 8.000. noi con delibera di giunta l'abbiamo riportato, perché l'abbiamo riportato al vero prezzo di 7.000, sarebbe 3.500 euro a oculi. Questa è una cosa che era ingiusta all'epoca, lo dissi in consiglio comunale. Oggi che sono la maggioranza, l'abbiamo, quello che si parlava prima, l'abbiamo fatto. Questo significa avere la coerenza di quello che si fa prima, e quando si è nel momento in cui si va in maggioranza si riporta a quello che si diceva. Anche su questo io devo precisare tante di quelle cose, ma di cui ne dico poche. Diciamo, di quello che noi vogliamo fare
in questi anni, perché non parliamo di oggi o domani, ma io parliamo di 5 anni. Di questi 5 anni questa amministrazione ha ben preciso quello che deve fare. Noi, questo paese, l'occhio del paese è la piazza. Io dicevo sempre quando stavo in opposizione che guardando la piazza si definisce il paese com'è. Io guardando la piazza proprio stamattina, non volendo a mezzogiorno, è successo qualcosa per me grave, ma grave nel senso che Minervino non viene più rispettato dai cittadini e dai forestieri. Cioè noi arrivano qua, già arriva gente e viene a dettare leggi. Questa è una cosa che l'ho detto ad alta voce in piazza, lo continuerò a dire, perché Minervino deve essere rispettato in tutto e per tutto. Questa amministrazione in questi 5 anni che avrà sarà attenta a farla rispettare da tutti, sia dai cittadini e sia dai forestieri, perché vengono qua e vengono a fare i padroni. Per non parlare del centro storico. Il centro storico, noi, che è bellissimo, chiunque viene qua, entra nel centro storico e dice ma quanto è bello, abbiamo ancora case costruite senza tetto, con tetti di lamiera, anche lì stiamo adesso verificando per vedere, per metterla a posto, riqualificare il centro storico. Parliamo di Corso Matteotti. Corso Matteotti è, almeno questa amministrazione, ripeto, in questi 5 anni, non parliamo di oggi, di riportare i basolati di pietra, allargare dei marciapiedi, perché ci sono dei marciapiedi che sono 30 centimetri, riportarli a 1 metro, quella che è la legge, la norma, in modo che si dà una viabilità anche pedonale adeguata, che oggi non c'è. Per non parlare di via Imbriani, idem, la stessa cosa, lì ci sono dei tratti con i marciapiedi di 30 centimetri, dove sarà sempre questa amministrazione, quando avremo le risorse, oppure faremo, non so come, qualche concorso, qualcosa, anche lì per i marciapiedi, per non dire tutto il paese, quei marciapiedi che abbiamo fatti scendere, dove io personalmente continuo a dire a tutti, io non farò ripristinare i marciapiedi fin quando i cittadini non imparano a non salire su con la macchina, perché significa che noi ripristiniamo i marciapiedi e i cittadini questo, vanno su e li spaccano. Questo significa avere rispetto del proprio paese, quello che manca, cioè che Minervino ha perso. E quando dico che le regole mancano, i cittadini, visto che siamo, devono cominciare a rispettare la propria città in tutto e per tutto, alla raccolta dei rifiuti differenziati, a rispettare i marciapiedi, a rispettare la propria tutela del territorio. Giustamente Luigi diceva dobbiamo lavorare, certamente lavoreremo. Perché qua si è lavorato, ma non so come. Noi staremo attenti a lavorare per riportare tutto quello che è da fare a Minervino a una buona riuscita di questi 5 anni che questa amministrazione è a comandare. L'indennità. Indennità. Scusate, l'indennità, andiamo nell'indennità. Se noi non le vogliamo, perché dite i poveri, Rick, Robin Hood? L'indennità, le quattro indennità, sono quelli i costi. È inutile che dite, se uno li percepiva, ma smettiamo, mettevi in aspettativa e prendevo lo stipendio intero. Lo stesso Michele, lo stesso Abelino. Ma è sempre quello, sono quelli, ma sono quelli i costi. Ma chi l'ha detto? No, dite voi che non lo consente. Non lo consente, dice che non consente, che noi non sono quelli. Cerchiamo di non entrare in polemica, per favore. Come i debiti fuori bilancio, i debiti fuori bilancio, scusate, noi dobbiamo anche verificare se li possiamo pagare o non possiamo pagare, come i contenziosi che abbiamo. Noi alla fine, io dico sempre, noi alla fine faremo una bella lista di quello. Noi abbiamo contenziosi, mattatoio, il tetto comunale, il cinema, la vigilanza. Se si può pagare una vigilanza senza contratto, lo dico qua. Si può pagare la vigilanza senza contratto? 2013, 2014, 2015. Venite qua a parlare, bisogna pagare 30.000 euro. Senza contratto si può pagare? Allora, quello dovete dire in pubblico. Non c'è un contratto. Come fa questa amministrazione a pagare?
Noi ci resti in giudice, non noi. E chi è responsabile pagherà. E chi è responsabile pagherà. Questa amministrazione, i responsabili pagheranno. Sicuramente non pagherà chi non ha colpa. Non chi è responsabile pagherà tranquillamente. Io proprio sempre sul rispetto del nostro territorio, del nostro patrimonio, cioè noi abbiamo qua il conservatorio di Gesù Giuseppe Maria, cioè questo è da anni, parliamo di poco più 20 anni che è deturpato in quella maniera qua. Beh, quello lì adesso si farà una bella relazione dove si andrà a Bari e si dirà all'ente preposto il proprietario: o lo mettete a posto o ve lo consegniamo. Cioè questo significa avere tutela del proprio territorio. In tutti questi anni il nostro paese come è stato ridotto? Cioè noi stiamo riprendendo cose che voi neanche ve lo immaginate. Poi veniamo a parlare che noi non rilasciamo le concessioni. Cioè stiamo riprendendo concessioni che sono ferme da 30 anni e stiamo dando autorizzazioni. Noi stiamo aprendo le concessioni che sono ferme da 30 anni, dico, e stiamo dicendo apriamo le porte, diciamo se c'è da fare costruite. Perché venite a dire che noi non stiamo... Noi abbiamo aperto la porta a tutti, queste, lo dico sempre queste cose qua, e sfido chiunque a venire a dire qua che noi non diamo concessioni, oppure noi ci appelliamo a questo. Noi non guardiamo in faccia nessuno, la porta è aperta, la trasparenza c'è. I rilascio a costruire, per non dire i parcheggi, si è parlato dei parcheggi, la perdita dei soldi dei parcheggi. Beh, volete sapere quando ha incassato il Comune di Mielino Bucci? In un anno? Zero. Siete consiglieri, andate dalla RUF, andate a chiedere, dalla dottoressa. Si viene qua a dire che noi perdiamo i soldi, noi perdiamo i soldi. Se non li percepiamo come stipendi, non riusciamo neanche a far perdere i soldi al Comune, perché stiamo attenti a queste cose qua. Mi dispiace dire, perché dico, cioè, il Comune è aperto. Voi avete tutti i verbi di venire qua a chiedere, a informarvi e vi danno le proprie risposte. Non andiamo a dire che quali porte sono chiuse, le porte sono aperte per tutti. E ne dico un altro, parliamo di entrate. 2014 noi abbiamo la rete gas, c'è da fare il nuovo appalto della rete gas, 2014 parliamo, adesso siamo 17, 3 anni. Beh, la rete gas, praticamente devono fare l'appalto della rete gas. Noi l'abbiamo scoperto perché il sottoscritto ha invitato tutti, parlando dal gas, l'elettricità, l'acquedotto, a venire qua per vedere in questi 5 anni come programmare l'azione amministrativa per quanto ci riguarda. E abbiamo scoperto, io l'ho scoperto l'altro giorno, che l'Italgas praticamente deve fare, no, la rete gas deve essere fatto un appalto. Questo appalto qua non è stato fatto in questi 3 anni. Cosa ha perso Minervino? Cioè, nel momento in cui viene fatto l'appalto del gas e chiunque la vince, perché ci sono 7 ditte in gara, chiunque la vince, Minervino percepirà il 10% dell'utile. L'anno scorso l'Italgas, gestore del gas, ha avuto un guadagno di 550.000 euro. Praticamente il Comune doveva percepire 55.000 euro. Queste sono le entrate, che quando parliamo di entrate, che il Comune non ha percepito. In più, il Comune di Minervino Murgi, sempre per la trasparenza, è proprietario del 50% della rete del gas. Anche lì ci sono introiti che dovrebbero rientrare. Allora dico io, più attenti di noi, chi c'è? In questi anni perché tutte queste entrate? E indipendentemente da questo, stiamo anche controllando le entrate, sia dell'ICI, sia dell'INPS, di tutti quelli che sono evasori. Noi tutto il tempo che stiamo perdendo, qui si lavora fino alla sera, ripeto, alle 8, alle 9. Tutto questo tempo che noi perdiamo, ma non è che perché lo perdiamo che ci piace perdere, è per vedere tutte queste cose qua.
per non dire tante altre cose. Ecco perché dico, noi in questi anni abbiamo la mente serena e cosa dobbiamo fare lo sappiamo benissimo. Appena avremo quelle poche risorse che avremo, le utilizzeremo al meglio possibile. Fine, io penso che il primo lavoro che faremo ed è imminente è il parco giochi. Il parco giochi sarà realizzato entro il 10 di aprile. Il 31, il 10 di giugno. Quella sarà la prima opera che sarà fatta a Minervino, urgente ed imminente. Grazie. Grazie Assessore Brizzi. Posso procedere? Io ho chiesto delle risposte per gli altri problemi, se no intervengo per ribadire il risultato. Non lo so, vuole intervenire? Come? Vuole intervenire, consigliere? Non c'è nessuno che risponde ai quesiti che ho posto, sì. Io non ho capito, no. Prendo atto che, diciamo, rispetto agli interrogativi che ho posto in merito alla predisposizione degli atti bilanci, né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista politico ci sono delle risposte, ed in particolar modo, proprio per venire incontro insomma al lavoro che fa la Corte dei Conti, quando ho detto prima finalmente sono riuscito a trovarle, queste sono, dottore, le certificazioni che ogni servizio ha fatto a marzo del 2016 in ordine alla certificazione all'esistenza di debiti fuori bilancio. Queste quattro certificazioni dei vari servizi ammontano circa 450.000 euro. Io ancora oggi, tranne le procedure esecutive per le quali c'è stato il prelievo forzoso, ad oggi, quindi stiamo parlando a 11 mesi dal subentro della nuova amministrazione, non sono stati oggetto di valutazione e di legittimazione da parte del Consiglio Comunale. Anche sulle determinazioni che sono state assunte in ordine alla regolarizzazione del prelievo forzato, la regolarizzazione, quindi l'atto amministrativo, ritengo che debba avvenire all'indomani del riconoscimento del debito fuori bilancio, perché il Consiglio Comunale potrebbe anche non riconoscerlo. E quindi l'ente non deve regolarizzare un fico secco, al massimo dovrebbe avviare la procedura per il recupero nei confronti di chi ha determinato il debito fuori bilancio. Ma tutto ciò io non lo dico perché devi stare a fare, è perché fra due anni che arriverà l'altra deliberazione della Corte dei Conti non ci sarà, diciamo, o ci sarà sicuramente scritto, diciamo, che il Consiglio Comunale, quindi tutti i consiglieri, indipendentemente se uno è maggioranza o minoranza, hanno reiterato il comportamento del mancato controllo e di tutti gli altri adempimenti. Così come le cose che dicevo prima, caro Assessore, insomma, no? Per quanto concerne la questione della vigilanza, no? Il comune, anche perché ne ho parlato con la sindaca, ho detto prima, non è una questione che appartiene a Michele, appartiene alla comunità di Minervino, perché dal primo oltre a quello che è il debito pregresso, diciamolo, si sta determinando secondo me un nuovo debito, che è quello che dal primo gennaio 2017 non opera più la convenzione, il contratto che la società ha con il comune. Voi vi dite, ma non è che lì stiamo facendo un marciapiede, non si fa, o se no si toglie, no? Quello è un compito di istituto. Se ci sono delle radioallarmi, telecamere, che sono in qualche modo collegate al centro, diciamo, operativo della società che opera, quello è un compito di istituto di sicurezza, non è una cosa qualsiasi. E siccome noi vogliamo, ci teniamo a tenere le scuole in sicurezza, i plessi pubblici in sicurezza, ma voi pensate un attimo, così come è successo al cinema moderno, che c'è una irruzione all'interno di questa struttura, vengono compiuti atti vandalici e noi, se gli vai a chiedere a qualcuno, dici ma perché lì non c'era la vigilanza? No, non c'era. E nessuno si è preoccupato. Così come se domani mattina non opera più la vigilanza, da quello che dice l'assessore Brizzi, significa che se alla scuola Mazzini ci hanno invitato sabato a una diciamo, inaugurazione, no? Se lì vanno ad asportare come è successo altre volte,
è perché il comune, che è tenuto a garantire una certa sicurezza, non lo fa. Così col museo, così con le altre cose che, per il quale, anche a iniziare dalla stessa casa comunale, insomma, oltre alle scuole è il patrimonio pubblico che è distribuito. Naturalmente io ritengo che questi problemi sono serissimi, così come è seria la questione di alcune strutture, tipo il cinema moderno di proprietà del comune, per il quale, tipo il centro Dammi la mano, per il quale nel documento di programmazione e nella, diciamo, elaborazione dei dati del bilancio non c'è traccia della gestione di queste due strutture o del completamento come nel caso del cinema moderno. Quindi noi io sto dicendo delle cose per le quali l'amministrazione, come il buon padre di famiglia, deve, prima di fare tutte le montagne di questo mondo, darsi l'ordine di priorità. Allora, cioè, che io torno a dire, queste cose non sono per fare il padre nobile di niente, è che uno viene chiamato a svolgere una funzione e deve dare l'apporto propositivo possibile, immaginare, poi uno anche sta lì e, come dire, non sente, forse perché, non so, ci sarà qualche problema. Se io vi dico, voi siete a conoscenza di questi atti o sono soltanto io a conoscenza di questi atti? Per me è un problema questo, perché il giorno in cui ognuno di questi argomenti verrà in consiglio, se il Signore mi dà la forza, dirò che io lo sapevo e ci sono quelli che hanno fatto omesso di saperlo volutamente, e lo dirò, perché se domani mattina la Corte dei Conti dirà che chi ha determinato un aggravio rispetto a tutto quello che si determina o una determinazione di deficitività strutturale del municipio, e qualcuno si assume la responsabilità, perché, come dice la Corte dei Conti in quella relazione che vedremo dopo, se il comportamento è reiterato nei diversi esercizi scatta anche il meccanismo. E lì voi avete detto, grazie, noi abbiamo rinunciato alle nostre indennità, stiamo salvando il comune in questo modo. No, non penso, perché che quando abbiamo, arriverà, non l'abbiamo perché, detto. Perché quando arriverà il bilancio 2016, il consuntivo 2016, Michele, quando tu dici noi non abbiamo dato a destra e a sinistra, a manca, associazioni, contributi e quant'altro, vi dimostrerò che voi avete dato un contributo di 1.500 euro a un'esibizione che si è tenuta sul Faro, dove non c'è nessuna associazione non profit, non consentita dalla legge. Però l'avete dato, così come date i contributi alle associazioni sportive che si fanno a pagare per l'attività, loro, le famiglie portano i figli, scusami, io non mi devi convincere, Michele, non devi convincere me, c'è una legge che vieta l'erogazione di contributi a associazioni che si fanno pagare la prestazione, diciamo, delle attività che vengono svolte. Non lo dico io, lo dice la legge. Però siccome dici io sono amministratore e faccio quello che voglio, questa è la logica. Vedete, cioè, io non lo volevo neanche dire, perché insomma volevo dire all'inizio di seduto, io, e concludo con questo, sindaco, diciamo, qui si assiste molte volte, cioè, a trasformare le cose, cioè se una cosa è grigia bisogna per forza diciamo, farla diventare, che so, nero, rosso, blu, insomma, no? Perché se uno dice che quella è grigia, guardate che è grigia, no, non ci si crede. Così come ieri, come dire, insomma, no, io sono venuto per la celebrazione del 25 aprile, mi sono ritrovato alla celebrazione dei caduti delle guerre, cioè non era la festa della liberazione dal nazifascismo, è diventata una commemorazione ai caduti della prima guerra mondiale. Sì, questa cosa, con tutto il rispetto, si può fare in qualsiasi giorno dell'anno, insomma, no? Ma non può essere trasformata il grigio in blu, no, non, mi rifiuto che ciò avvenga.
E io, siccome fino a quando, ripeto, mi si dà la forza e il diritto di parlare e di sentirmi libero, cercherò sempre di farle queste cose. L'importante è rispettare la libertà degli altri. No, lei si sbaglia. Lei ha il dovere di celebrare le occasioni, le festività. E penso di averlo fatto in modo molto alto. Previste dalla legge italiana. Non ho dubbi. Previste dalla legge italiana e non farle trasformare in ricordo dei martiri, per il quale sono anche io. Ma era uno degli eventi del 25 aprile. Si sbaglia, sì. Si sbaglia. Ci sbagliamo sempre. Si sbaglia. È chiaro. Perché ognuno, uno dice, guarda, io voglio fare così. Lei è libera di farla come vuole. Ma non deve dire che ho sbagliato. Non le permetto di dire questo. È la celebrazione della festività della liberazione dal nazifascismo. E lo abbiamo, celebrato. E lo abbiamo celebrato. Alle ore 10 c'era una maratona ed è stata meravigliosa, così come è stato meravigliosa l'inaugurazione di una mostra ai caduti della Grande Guerra per quanto concerne suoi. Ma perché sono amici suoi, non perché caduti della Grande Guerra. Ma come si permette consigliere di parlare in questi termini? Non le permetto di parlarmi in questi termini. Mi spiace, io non sono d'accordo. Perché stavo in prima via. Ma lei sa che c'è un disciplinare sul cerimoniale? C'è un regolamento sul cerimoniale che va rispettato da chi ricopre le funzioni. Ma voi siete a conoscenza di queste cose? O pensate di essere, diciamo, al di sopra di tutto il mondo? Ma non lo pensiamo, forse questo lo pensa lei di noi. Mi spiace veramente. Penso di aver. Scusate. Mi è venuto una cosa allo stomaco. E lo so, mi spiace ricordare, commemorare una delle cose più elevate, soprattutto se parliamo di giovani morti, di uomini, donne che sono morte, che hanno combattuto per l'onor della patria. È un'unica guerra mondiale, non esiste la grande e la grande guerra. Io la lascio parlare, lei deve permettermi di esprimermi. Ah, era ora. Grazie. Un attimo. Penso e sono sicura di aver onorato tutti i defunti di tutte le guerre e di aver onorato e omaggiato la liberazione della nostra nazione dal nazifascismo. E penso di aver detto di mettere da parte tutte le ferite e invece di salvaguardare il bene comune, che in questo caso è la pace, ed è l'unica cosa che ci deve vedere uniti in quella giornata. La voglia di libertà, la libertà di tutti. E la libertà va curata, va accudita. Rispettiamo. Grazie. Volevo precisare, per quanto riguarda che parlava del cinema, il consigliere Della Croce parlava del cinema del Bertini. Ecco, io continuo a ribadire che se il consigliere puoi venire qua e vedere gli atti, perché il cinema non è ancora terminato. Il cinema. Prima di dire cinema, Bertini perché non lo mettiamo. Il Bertini. No, non devi chiedere per me. Vieni e vieni a leggere gli atti, ma non venire a fare populismo qua. Cioè il problema, sì, perché il problema è che il cinema non è ancora terminato. Andiamo a vederlo e lo vediamo. Il Bertini deve essere accatastato. Come si fanno a dare l'associazione? Come si fa un bando? Questo è uno. E la vigilanza, se vedevi, giustamente hai detto che non posso vedere il bilancio, non lo riesco, ci sono 8.000 euro che dobbiamo fare l'affidamento. Con calma, le cose si fanno con calma, dobbiamo farle bene le cose, non è che quando prende si fanno le cose con calma. Ci sono 8.000 euro, il 2016 c'era il contratto e sarà pagato, di quei 33.000 euro che citavi sono quegli anni che non c'è nessun contratto e noi non sappiamo come fare, giustamente deciderà il giudice, però altri anni saranno pagati. Questa è la situazione, che non veniamo qua a dire sempre le solite cose. Grazie, Assessore Brissi. Vorrei che la dottoressa Ruffo rispondesse al consigliere Della Croce per quanto concerne i debiti fuori bilancio.
Allora, effettivamente la quantificazione di quei debiti fuori bilancio è esatta, sono all'incirca 450.000 euro, tolti 50.000 per pignoramenti nell'anno 2016, quindi facciamo un conto, sono 400.000. Voglio sottolineare che l'anno scorso non abbiamo prodotto nessun debito fuori bilancio tranne uno di circa 10.000 euro. Si tratta quindi di debiti fuori bilancio che vengono dalle, scusate l'ironia, dalle passate edizioni. E quindi io in questa sede, come davanti alla Corte dei Conti, ho ribadito il concetto che a bilancio non abbiamo la capacità di pagarli tutti in un anno. Non ce l'abbiamo. Ecco perché poi i nostri parametri risultano positivi proprio in relazione ai debiti fuori bilancio, ai pignoramenti, il margine di competenza negativo. Noi l'anno scorso, nel 2016, abbiamo finito di pagare il debito ASL che ci è costato 600.000 euro e ce l'abbiamo fatta. Quindi diciamo che io prendo come esempio quello che ha detto la sindaca, che qua ci dobbiamo unire per poter cercare di andare avanti insieme, senza polemiche, facendoci un esame di coscienza tutti quanti, perché noi pagheremo quello che riusciamo a pagare. Altrimenti questo ente è destinato a essere deliberato un ente strutturalmente deficitario, se non riusciamo a coprire tutto. Io sono tenuta nell'ambito della mia capacità di bilancio. Questo è il problema. Poi che la il riconoscimento è il presupposto per il pagamento. Se non avete riconoscimento, quindi non vengono portati in consiglio comunale, c'è una responsabilità. Saranno portati in consiglio comunale dopo l'approvazione del rendiconto. Grazie. Consigliere Bevilacqua. Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti i cittadini e consiglieri presenti. Mi spiace che il consigliere Dalla Croce faccia riferimento ai contributi alle associazioni. Noi appena ci siamo insediati abbiamo incontrato le associazioni e stabilito un programma chiedendo loro anche le esigenze dal punto di vista logistico o della contribuzione che va a coprire parzialmente le spese sostenute dalle associazioni iscritte all'albo delle associazioni comunali del nostro comune. Questo sia chiaro, perché se lei dice che c'è un'associazione che ha ricevuto un contributo di 1.500 euro, che non è un'associazione no profit, dice il falso, perché è un'associazione culturale iscritta all'albo delle associazioni, è un'associazione culturale che ha prodotto regolari fatture come tutte le altre associazioni. Su richiesta, infatti, se guarda le delibere di giunta, quelle di approvazione del contributo sono molto diverse rispetto a quelle del passato, perché chiedono esplicitamente un rendiconto delle spese sostenute. Quella manifestazione a cui lei fa riferimento copre il costo di metà del service, solo quello, tutto il resto è un'associazione iscritta all'albo delle associazioni del comune di Minervino Murgia, no profit. Io le posso fare degli esempi, il sindaco Superbo è presente. Lei non deve entrare nel merito. Ma non deve entrare nel merito delle libertà degli altri. Ma come si permette? C'è una manifestazione che degli scemi, come li chiama lei, hanno proposto al comune di Minervino Murgia, giovani, investendo dei soldi di tasca propria. Al comune hanno richiesto semplicemente un contributo parziale per la copertura delle spese di un service. Io le posso fare esempi di associazioni che hanno ricevuto. Vado a memoria, non ho la cartellina come lei, il sindaco Superbo mi guarda in faccia e possiamo confrontarci se dico il falso. Associazioni tipo un'associazione Siamo Parchigiani di Cassano Murgia, che ha ricevuto un contributo dal comune, e c'è una relazione in cui si dice che l'associazione era sparita e non dava più nessun contatto all'assessorato competente per rendicontare quanto aveva ottenuto dal comune di Minervino Murgia. Un'associazione che ha svolto un festival alla Grotta di San Michele di musica elettronica con vendita di superalcolici. Noi no, queste le avete fatte voi. Allora, stiamo parlando del passato e del presente, perché se andiamo a guardare i contributi alle associazioni è abbastanza strano non rilevare che ci sono delle associazioni iscritte all'albo del comune di Minervino e a quelle è stato dato modo di effettuare delle attività corrispondente un contributo economico oppure un contributo in natura. Mi faccia finire.
per favore, Superbo, faccia finire l'assessore Bevilacqua. Al consigliere Scarpa, che purtroppo non è presente, che in commissione oggi, infatti io ho dimenticato, non c'è l'approvazione dell'albo delle associazioni, non, forse a me è sfuggito chiederlo, ma se lei non lo sa glielo dico io. Per la prima volta nella storia di questo comune c'è stata una discussione, il consigliere Scarpa è assente, sull'albo delle associazioni del comune di Minervino Murge. Cioè è stato contestato che le associazioni non avevano prodotto tutta la documentazione. Lei sa bene che quando abbiamo approvato l'albo, io facevo parte della commissione, risultava una mera formalità, proprio perché tutte le associazioni che avevano quantomeno uno statuto o comunque facevano un minimo di attività nel comune di Minervino Murge venivano iscritte all'albo. Oggi ci siamo trovati nella condizione in cui un ex vice sindaco, mi spiace che non sia presente, ha contestato in commissione il fatto che qualcuno aveva presentato in ritardo, che mancava che ne so, l'elenco dei soci piuttosto che altro. Allora, se il modo è quello di escludere le associazioni, dovremmo andare a rivedere tutto quello che è stato fatto nei 5 anni per vedere la regolarità dell'ammissione all'albo comunale delle associazioni, che sicuramente non andiamo a fare oggi, non è ancora arrivato in consiglio comunale. Se volete lo riduciamo drasticamente e vediamo quali sono realmente le associazioni che hanno almeno un numero di porta o almeno un numero di componenti valido per poter essere definite associazioni. Per quanto riguarda, non è una polemica, io le ho sempre detto, non esiste, il consigliere della Croce dice associazioni sportive, a me risulta che sono stati dati contributi all'associazione Victor Andrea, un'associazione sportiva non di Minervino, ad altre associazioni sportive di Minervino, quindi è una pratica quella di dare contributi, quello che mancava e alla quale il segretario ha posto rimedio è la rendicontazione delle attività svolte, che va a definire la parziale copertura dei costi sostenuti, cosa che lei sicuramente in altri determini del passato non trova. Questo è sicuro, il contributo veniva erogato, adesso ci sono, viene richiesto e ci sono, gli uffici competenti fanno la loro procedura. Oltretutto il comune di Minervino ha dimostrato una capacità progettuale nell'intervenire, nell'intercettare risorse esterne anche per contribuire alle spese delle manifestazioni estive, non peraltro le manifestazioni estive, in particolare il villaggio di Natale e altre due manifestazioni, sono state effettuate grazie a fondi esterni dal bilancio comunale, facendo un progetto integrato di rete con 6 comuni del nostro territorio, con Corato capofila. E quindi il Corato come comune capofila ha beneficiato dei finanziamenti sul progetto Puglia Intre 65, e questo sarà quello che continuerà a fare il comune di Minervino, cercare di intercettare finanziamenti dall'esterno, perché è chiaro che noi non siamo in grado di valorizzare il territorio con le risorse da bilancio comunale, abbiamo preso piccole cifre, ma è un inizio, cioè quelli sono gli avvisi pubblici della regione, quelle sono le risorse messe a disposizione. Essere in rete con altri comuni ci permette di avere risorse esterne e quindi di non gravare sul bilancio comunale. Stessa cosa è avvenuta per progetti di valorizzazione culturale, abbiamo, come lei sa, votato a favore anche il progetto presentato al MIBACT e dalla firma del disciplinare deriveranno altre risorse per questo comune, quindi il nostro impegno è quello di lavorare in rete con gli altri, ma certamente di valorizzare tutte le associazioni di Minervino che fanno attività nel nostro comune e che sono iscritte all'albo delle associazioni. Ripeto, io adesso chiedo alla segretaria, anche alla sindaca, mi è sfuggito perché oggi non c'è l'approvazione dell'albo, e ho raccontato quanto è successo in commissione, che veramente mi sembra un'assurdità aver contestato l'approvazione dell'albo delle associazioni, che ripeto è sempre stata una formalità nei 5 anni dell'amministrazione Superbo. Grazie. Grazie assessore Bevilacqua, assessore consigliere Melacarne. Passato associazioni che avevano in gestione dei beni pubblici, tipo l'associazione calcistica Minervino, era destinataria anche di contributi, quindi è evidente che il consigliere della Croce ha una verità diversa a seconda delle stagioni politiche. Quando è alla maggioranza, quando fa il sindaco, fa determinate cose, e poi quando è all'opposizione contesta quelle cose che pure lui ha fatto, con una differenza, come dice l'assessore Bevilacqua, mi consenta, mi faccia parlare, con la differenza che da oggi, così come ha ricordato l'assessore Bevilacqua in maniera molto diligente, oggi le associazioni danno un rendiconto. Mi ricordo pure quando le strutture comunali venivano date ad associazioni amiche o addirittura di qualche consigliere comunale. Beh, diciamola tutta, ma la dobbiamo dire tutta però, fino in fondo.
Poi, per quando, quindi, oltretutto, le associazioni, oltretutto i contributi alle associazioni non vengono più date guardando gli amici e i compari, vengono date a tutti. La Proloco certamente non può essere definita un'associazione amica di questa amministrazione e invece ha ricevuto l'attenzione che meritava rispetto alle attività che realmente ha realizzato. Poi, per quanto riguarda la questione della vigilanza, anche il Palazzetto dello Sport, quando è stato vilipeso, qua c'è l'ex sindaco, era tra gli edifici sottoposti a vigilanza e comunque è stato purtroppo vandalizzato. Per quanto riguarda il contratto con la vigilanza, i soldi che dice, che pare questa ditta vanti nei confronti di questo, il credito che vanta nei confronti del comune, al momento mi risulta che la controversia sia una controversia latente, perché formalmente a mezzo di un avvocato non mi risulta sia stata fatta alcuna richiesta. Oltretutto, se l'istituto di vigilanza ha effettuato il servizio senza contratto, ricordo a me stesso che i contratti con la pubblica amministrazione non si rinnovano automaticamente, è vero segretario? Quindi non ricordo male, quindi se eventualmente ha continuato a vigilare gli edifici comunali in assenza di contratto, si arrangia. Il consigliere Roccotelli prima nella sua esposizione del bilancio ha detto che noi paghiamo 380.000 euro all'anno di mutuo. Sarebbe interessante capire chi ha acceso quei mutui, chi ha di fatto ipotecato fino al 2020 una parte consistente del bilancio annuale. Beh, io la risposta a questa domanda ce l'ho e credo che ce l'abbiano tutti. Per signorilità non la dico. Dico solo che cito un passo evangelico che diceva: chi è senza peccato scagli la prima pietra. A buon intenditor poche parole. Grazie consigliere Melacarne. Assessore Nobile. Niente, io volevo ricordare alla consigliera Rosa Superbo che ha fatto l'intervento prima con la storiella di Robin Hood che toglieva ai ricchi e dava ai poveri per quanto riguarda l'indennità. Volevo ricordare che Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri e siccome la scelta di rinunciare di questa amministrazione all'indennità è una scelta che ci fa sacrificare tempo alle famiglie e al lavoro, io non permetto a nessuno di venire qua e a dire e alludere a cose che non esistono. Grazie. Grazie assessore Nobile. Procedo alla delibera. Approvare il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 162 e 174 del decreto legislativo numero 267-2000 e dei principi contabili di cui al decreto legislativo numero 118-2011. Allegato 1. 2. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario si compone dei seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto. Bilancio di previsione 2017-2019 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e il prospetto degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica.
Gli allegati propri del bilancio di previsione, come evidenziati nel richiamato articolo 11 del decreto legislativo 118/2011, ivi di seguito richiamati il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione, il prospetto concerniente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, il prospetto concerniente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, il prospetto relativo all'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, il prospetto relativo alle funzioni delegate dalle regioni, la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione. Di dare atto che al bilancio di previsione è allegato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del bilancio. Di dare atto infine che gli allegati identificati dalle lettere A a M della premessa narrativa della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale. Pertanto, con separata votazione avvenuta con questa, adesso noi procediamo alla delibera. Quindi, votazione, voti favorevoli 9, contrari 3, astenuti 0. Diamo immediata eseguibilità. Favorevoli 9, contrari 3, astenuti 0. E con la deliberazione del bilancio chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale. No, abbiamo un altro punto? Forse era un mio desiderio inconscio. Sì, no, no, non avevo proprio la scheda. Scusate, sì, non c'avevo l'ultima, non c'avevo più la scheda. Approvazione. No, là, dietro, sì, sì, sì. No, no, no. È quello suppletivo. Questa non l'abbiamo fatto. No, questo è l'ultimo dopo. Dobbiamo fare. Questa l'abbiamo saltata, l'abbiamo rinviata dopo. Eh sì, però facciamo prima la Corte dei Conti. No, 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 scusami, no. No, non ho rinviato niente. Questo, ordine sì, è questo. No, 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 no. Scusatemi, riprendiamo l'attenzione, chiedo scusa e procediamo con l'ultimo punto relativo all'ordine del giorno suppletivo per i lavori del Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria per il giorno 26 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 28, comma 8 e 30 del regolamento del Consiglio Comunale. Si comunica che l'ordine del giorno della riunione convocato con avviso del 13/4/2017, protocollo numero 5175 per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 17 ed eventuale seconda convocazione per il giorno 28 e così via. Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, numero 17 PRSP 2017 del 24/1/2017. Presa d'atto e provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 148 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000. Dobbiamo quindi, per favore, conferire. Visto che è già stato relazionato dal consigliere Rocotelli, quindi nell'ambito dei controlli che la Corte dei Conti fa sui rendiconti, in questo caso 2013 e 2014, ha rilevato sulla base dei questionari del revisore inviati a suo tempo che il Comune di Minervino, come anche negli anni precedenti a partire dal 2011, presenta annualmente un margine di competenza negativo, quindi vuol dire che gli impegni e quindi le spese sono superiori alle entrate a livello di competenza e questo provoca ovviamente che risultino positivi i parametri della tabella di deficitarietà, quali il numero 1 e il numero 5 per l'esercizio 2013, il numero 1 e il numero 8 per il 2014, mentre nel 2015 i
parametri di deficitarietà strutturale risultavano 3 positivi. Nel 2016 invece la situazione è leggermente migliorata, perché risultano positivi solo 2 parametri su 10. Quindi nell'ambito della mia relazione e dell'udienza che si è tenuta poi in sede della Corte dei Conti, ovviamente ho sottolineato come il Comune si trovi in una situazione debitoria piuttosto grave, l'abbiamo sottolineato prima, l'ammontare dei debiti fuori bilancio e questo nonché anche le spese relative agli incarichi legali e transazioni, insomma tutto ciò, tutte le spese che riguardano il contenzioso sono da tenere sotto controllo, ovviamente nell'ambito della capacità di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica che devono essere sempre rispettati. Per l'anno 2017 ovviamente ci poniamo come obiettivo quello di tenere sotto controllo gli impegni e le entrate di competenza, cercando di non registrare il margine di competenza negativo e a livello di misure precauzionali abbiamo ipotizzato ovviamente di cercare di, attraverso il piano esecutivo di gestione che verrà approvato entro 20 giorni dalla data di oggi, di mettere nero su bianco come obiettivo quello di aumentare le entrate in maniera tale da avere più risorse disponibili per il contenzioso, visto che è la problematica più urgente in questo momento. Per quanto riguarda poi le altre problematiche relative alla violazione di alcune fattispecie relative al DL 78 del 2010, abbiamo già adottato prima dell'approvazione del bilancio la delibera di giunta che pone dei limiti ad alcune, appunto a queste fattispecie di spese, e vengono monitorati dal settore finanziario mensilmente no, però trimestralmente sicuramente sì, in sede di assestamento del bilancio che faremo a luglio, quindi si provvederà poi a una verifica di tutte le poste di entrata e di spesa. E poi la Corte dei Conti ci dice di potenziare l'attività di antievasione. Noi nel fabbisogno del personale abbiamo previsto un'unità aggiuntiva nel settore tributi, sperando che possa essere sufficiente ad aumentare le entrate non ricorrenti. Grazie dottoressa Ruffo. E passiamo pertanto alla votazione relativa. Consigliere Della Croce. Sì, io voglio far rimarcare che, diciamo, un po' le cose che dicevo prima, quindi non le ripeto, che nella parte del provvedimento che si propone di adottare ci sono, nella parte del dispositivo, oltre a prendere atto di quanto deliberato dalla Corte dei Conti, di prendere atto anche dei provvedimenti e delle misure già adottate dall'ente, non mi risultano che siano state scritte sulla carta, ma di fatti non operative. Le faccio un esempio: mese di gennaio-febbraio, contenzioso è andato a definizione, il Comune ha perso. È stato condannato a pagare anche la parte del legale, diciamo, della controparte, non è stato pagato, la controparte ha ricorso al TAR per la nomina di un commissario ad acta, il TAR ha nominato viceprefetto a venire a fare il commissario ad acta a Minervino, solo questa funzione, oltre a pagare e a risarcire il danno, dobbiamo poi pagare anche il commissario ad acta. Questo è per dire come si procede. Piccolo esempio di questi tempi, senza andare molto lontano nel ventennio del primo secolo, insomma, no? Dei primi del primo secolo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista vorrei che ci siano atti espressi dovutamente e compiutamente, nel senso che se bisogna dare disposizione agli uffici di non generare spesa, così come ci invita la Corte dei Conti, a fare debiti fuori bilancio, non riveniente da sentenze esecutive, ma assunti impegni di spesa senza la regolare procedura amministrativa, quindi con determinazione, con affidamento del servizio e quant'altro. E anche per quanto concerne tutta la vicenda del contenzioso, perché il contenzioso, ragionando un po' come diceva l'avvocato Melacarne, lo pratichiamo su tutto
vuol dire che noi continueremo questa situazione non so per quanti anni, non so per quanti anni. Basti pensare, piccola cosa, diciamo recentissima, il contenzioso per la copertura del Palazzo Comunale, no? 2010. Adesso si è arrivato, non si è definito nessun accordo. Nel frattempo c'è un contenzioso aperto per 220.000 euro. Così come c'è una transazione fatta, credo, dall'ufficio con delibera di giunta che riguarda il vecchio mattatoio comunale con la ditta che ha realizzato i lavori, la transazione, cioè la deliberazione di giunta ha previsto di fare questo accordo, ma non credo che non lo so se è stato formalmente fatto l'accordo, cioè pagato secondo quello che non è stato fatto. Il che, siccome noi, perché siccome noi eravamo in qualche modo la giunta, chiedo scusa, com'è? Com'è? No, siccome, no, ti chiedo scusa, fammi parlare dopo. Fammi parlare, perché c'è una delibera di giunta con la quale è stato preso atto di una proposta di accordo transattivo, quindi nel momento in cui bisognava dare atto esecuzione a quanto contenuto, quindi diciamo sottoscrivere l'accordo transattivo e provvedere ai pagamenti così come erano stati in qualche modo preordinati. Sta di fatti che l'accordo transattivo non è stato più sottoscritto da quello che capisco, il che significa che invece che il Comune dovrebbe pagare in base a quell'accordo 90.000 euro, dovrebbe pagare se il giudice andrà a decidere, se il giudice ha già a decidere, dovrà pagare 180.000 euro. Non sono informato male di niente, io... Che ti sto dicendo io? È l'avvocato di controparte che logicamente è tenuto a rispettare il periodo di tentativo di accordo nei confronti del collega avvocato del comune, qui c'è l'avvocato un grosso esperto che può confermare che si fa così. Allora io non sto facendo Grazie. Tutto il romanzo a colori del fate bene fratelli, insomma, no? Sto cercando di dire che c'è un contenzioso, c'è stata una delibera, un atto esecutivo. Scusami che fammi parlare, ma porca miseria, Ita fa sempre il giallo e il nero. Io sto dicendo c'è una deliberazione della giunta con la quale è stato approvato uno schema di atto. Per cortesia, mi fai. Quella forse nel passato con 96.000 euro, ma noi l'abbiamo migliorato, abbiamo ottimizzato. Ma io non sto dicendo. Io non sto dicendo niente di quello che devi fare tu, io sto dicendo di quello che sono gli atti al comune. Gli atti al comune, c'è una delibera esecutiva di giunta. Scusami, avvocato Malacca, allora stiamo in giudizio. Di non gridare. Io sto dicendo, se il comune, se l'amministrazione, no, condivide quell'accordo che è stato fatto, bisognava... Consigliere Melacarne, non ti agitare, lo so, stai tranquillo, sappiamo quello che abbiamo c'è fatto. C'è mamma Lalla che controlla. Scusatemi, consigliere Della Croce, sia tranquillo, non parli in questo modo, non le permetto di parlare in questo modo. Stai esagerando.
E che stai in giudizio? Fai quello che vuoi, non ho capito. Fosse Nautica, va bene, scusa, scusa. Per favore, per favore, per favore. Per favore, consigliere Melacarni, tranquillo, e chiedo per favore al consigliere Della Croce di non, di non mettere appellativi alle persone, perché ha già detto cose che non doveva dire. Ah, lei può censurare anche quello che devo dire? Io non censuro, io le dico di parola, come dice lei, di parlare in modo istituzionale. Le chiedo scusa. Allora, la ringrazio. Per quanto concerne, siccome ho molto rispetto dell'istituzione, stavo dicendo soltanto questo, che se un'amministrazione ha un'idea diversa di quello che ha fatto chi ha preceduto, ha il dovere, due sono le cose, o di revocare quel provvedimento amministrativo o di dare esecuzione. Allora, siccome stiamo di fronte a un contenzioso che può generare ulteriori costi, io stavo sottoponendo che se, siccome fra le tante cose che ho detto prima c'è anche questo, che se nel corso del 2017 bisogna provvedere, come dire, anche a tenere in considerazione questa situazione, le risorse sono state previste, non sono sufficienti. Quindi quando la Corte dei Conti ci invita, a me consigliere, non alla maggioranza, non alla maggioranza, a me consigliere, di tenere in considerazione come dire, procedure correttive di quello che è potuto accadere in precedenza, permettete che io dico la mia, e fra due anni, quando ci sarà la prossima deliberazione, qualcuno dirà che io l'ho detto. Basta. Posso assicurarle, consigliere Della Croce, che stiamo provvedendo e stiamo anche migliorando la cifra. Pertanto stiamo lavorando in tal proposito. Votiamo con calma, gli animi sono troppo agitati, con calma. Deliberazione della Corte dei Conti, quindi passiamo. L'importante è esserci. No, è una cosa, voglio dire pure io. Possiamo? No, deliberiamo. Ah, scusatemi, consigliere Rocco. Io dico sempre che in questo consiglio comunale ci sono tre ex sindaci e un sindaco, gli ultimi. Se tu fossi stato così oculato quando facevi il sindaco, non ci saremmo trovati in questa. Non, no, questa la, ma sembra questa la storia. Non ci saremmo mai trovati nella situazione in cui ci troviamo adesso. Eh no, ma dico, ogni tanto fate uno scrupolo di coscienza. È chiaro, perché sia l'amministrazione mia che l'amministrazione sua non ha fatto, la sua sì l'ha fatto, un mutuo di 400.000 euro. Non abbiamo fatto un mutuo in vita nostra. Non abbiamo fatto un debito fuori bilancio di milioni di euro, sia la mia che la sua. Ci siamo trovati i debiti fuori bilancio e i mutui, e te lo ripeto, 3 milioni di euro, ci sono ancora di mutui delle amministrazioni tue, 3 milioni di euro, che scadono il 2026 e il 2024, e pagheremo fino al 2026 e 2024 380.000 euro di mutuo. Quindi quando facciamo queste cose, io le apprezzo, molte cose che dici tu le condivido, va bene, sulla procedura, sul discorso della chiarezza, degli atti, sul discorso della tempestività della comunicazione degli atti ai consiglieri. Io ti devo, te l'ho detto pure ieri, durante i 5 anni non sono riuscito una volta, da quando abbiamo fatto la piattaforma digitale, quella, non sono riuscito una volta a scaricarmi una delibera, non riesco. Non riesco a... Quella l'hanno fatta apposta, lo dice scusatemi, consigliere Rapatelli, mi scusi, però, scusatemi un attimo. Schema del bilancio di previsione è stato prima approvato dalla Giunta ed era pubblicato all'albo online unitamente a tutti gli allegati. No, è bugia. Noi stavamo parlando non era di oggi. Questo che ho detto. Io ho detto che non riusciamo non a ammetterle, ci sono, non riusciamo a scaricarle. No,
noi non riusciamo a scaricare. Consigliere Della Cruz, tu riesci a scaricare? Io non riesco a scaricarle niente. Quindi, stiamo vedendo di risolvere questo problema, perché è un problema, in quanto tutti quanti devono avere, tutti i consiglieri devono avere la possibilità di vedere tutti gli atti, devono avere la relazione del revisor dei conti, devono, a tutti deve arrivare, non soltanto al capogruppo o a me o al sindaco, a tutti deve arrivare, perché così ha sempre funzionato. Quando hai fatto il sindaco tu? Funzionava così. Quando ho fatto io? Funzionava così. Quando l'ha fatto lui? Con le fotocopie, quando l'ha fatto lui non funzionava così. Questo bisogna, permette ogni tanto pure di, se no tu vuoi che non grida io, poi gridano gli altri, stai zitto, non è, tu ce l'hai con me, va bene, non ti riesco. Però è chiaro il discorso, però ci sono tante cose, però poi quando parliamo ci sono dei suggerimenti che tu dai che io li condivido, te l'ho detto, però poi un po' di mia colpa facciamocelo tutti quanti, perché qua non è che possiamo venire a parlare dei debiti fuori bilancio, porca miseria, 400.000 euro di debiti fuori bilancio, a che anno si riferiscono? Quali sono le cause che hanno generato quei 400.000 euro di debiti fuori bilancio di cui tu stai parlando? Io non lo so, ne andrò a vedere, perché ti giuro che di quei 450.000 euro di debiti fuori bilancio non li conosco. No, ci mancherebbe altro. E le voglio andare a vedere per rendermi conto come sono stati generati quei 400.000 euro, questi ulteriori 400.000 euro di debito. Perché con l'amministrazione mia, l'amministrazione super, sono stati pianati quasi oltre 2 milioni di debiti fuori bilancio, di tre soltanto, diciamo, legati soltanto a tre controversie. 2 milioni in un comune come Minervino Monge di debiti fuori bilancio, oltre ai mutui. Quindi le amministrazioni che verranno dovranno curare soprattutto questo aspetto, non fare molti debiti e pagare i debiti che ci sono. Li va a fare però, Peu, non è che li ci scritto, Michele, lo dovevi pure fare. Ma io quando ci sono praticamente, funziona quello che richiamo dalla Corte dei Conti, quindi a me, a te, non alla maggioranza, a me, a te. Cioè qualcuno di noi si deve preoccupare di dire scusatemi che qui ci viene contestato che si fanno delle azioni che non bisogna fare. Possiamo dirlo? Perché se no la prossima volta forse non ci sarà la dottoressa Ruffo, ci sarà un'altra dirigente nominata dal sindaco e roba del genere. Dirà che nel 2017 i conti sono stati occultati. Capito? Un suo problema. E siccome qua noi giriamo. Ma gli altri ci stanno qua e molte volte devono, come dire, per quello che è la loro funzione, perché molto spesso le responsabilità sono gestionali, non sono dell'amministrazione, sono gestionali. Quindi parlo di chi occupa il posto della gestione. E poi invece ve la pigliate come se siete veri. Non sto dicendo questo. Questo problema. Faccio un esempio tanto per dire, funziona malamente il sistema informatico, andate a vedere le carte di come è stato confezionato, e questo è un problema. Allora è giusto che qualcuno dica come stanno le cose e non per dire che gli altri sono brutti, cerchiamo di aggiustare l'informatizzazione. Nota dolente, sull'efficienza uno può dare, sai quanto, 42.000 euro. 42.000 euro all'anno, non per fino alla vita, fino a vita naturale, all'anno, 42.000 euro. Sai quanto costa negli altri comuni? 15. Quello che spende di più di tutti. Parliamo di comuni tipo Bitondo, comuni grossi, 14, 15. Ci noi stiamo già informando. E poi non è neanche efficiente perché tu non riesci ad aprirlo, io non riesco ad aprirlo. Poi io devo vedere praticamente una determinazione della ragioneria, no? Che dice che siccome il sistema non mi consente di operare in termini della contabilità, devo ricorrere alla società che stava prima, prendete 8.000 euro. Capito? Con
sono una cosa, cioè questo per dire quello che succede da sto predetto comune. Ma questo è successo, è successo alcuni anni fa, ma io dico, siccome praticamente poi i danni li abbiamo noi, perché io ho letto anche nella relazione della Corte dei Conti, a un tratto si dice che da parte della ragioneria sono saltati i dati contabili a dicembre 2016. Ma è normale secondo voi, tu che fai il dottor commercialista, è normale che posso salvare, o io devo salvare tutti i dati, ogni volta che faccio le chiusure. Lasciamo perdere, ecco perché io faccio il professore, io leggo le carte e leggo delle cose che non vanno. Questo è il problema. La gestione dei dati non è del comune. Questa è un'altra cosa. È normale? È come se nello studio la gestione dei dati non la tiene un studio, la tiene un'auto. Cagor dalla casa sua schiaccia, toglie l'interruttore e tu resti senza luce e non vuoi lavorare più. È una cosa normale. E noi dobbiamo ritornare alla normalità. E ci stiamo dannando per arrivare alla normalità. Dannando. Qual è il discorso? Ci stiamo dannando. Non è semplice. E che c'entra della cruce? Che c'entra? Vabbè, sto problema ce l'hanno tutti i comuni, quindi la Corte dei Conti, i cosi, dice sempre, comunque questo, l'indice di deficitarietà 1, 5, 8, sono tutte le camere. Scusami, consigliere, prego, no. La situazione canosa, piano d'ambito, no? Qui c'è una convenzione che disciplina i rapporti tra loro. Chi l'ha? Chi ha determinato che il comune di Canosa era non componente dei tre comuni, ma era il comune che faceva. Per dire, si possono fare delle cose, poi un problema è cercare di correggere, perché se io non ho servizi, no, mi sbaglio. Quello che hai detto tu. Ho la gestione. Non è come che vai là e non ti dicono niente. Vai là e vedi le facce delle persone, come si dicono, togliete le carte a mano. Oh, questa è la situazione. Bisogna correggere. Noi la gestivamo la cosa. Era un fatto di semplificare i discorsi per non passare sempre in tre consigli comunali. E per essere più snelli. Perché allora la gestione era di milioni di euro. Si andava alla regione e c'erano i progetti e venivano finanziati. Milioni di euro aveva il piano sociale di Zurigo. Adesso non ha un centesimo. Però i soldi che stanno per la gestione del centro di sotto, cosa ho finito? Se non lo abbiamo fatto. Se ne sono andati a tutti. Stiamo procedendo con l'accatastamento. E quello è un altro problema. Deliberiamo il punto numero 9, prendiamo atto della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia numero 17 PRSP 2017 relativamente al rendiconto 2013 e al rendiconto 2014, che si allega alla presente deliberazione. Di dare atto dei provvedimenti e delle misure già adottate dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia numero 17 PRSP 2017 del 24/1/2017, come illustrata nella premessa narrativa e di seguito riportata. Dismissione dell'auto di rappresentanza in quanto non adibita alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'anno 2014. Individuazione dei limiti per alcune fattispecie di spese previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, giusta deliberazione di giunta comunale numero 21/93/2017. Programmazione di nuove assunzioni di personale da destinare al settore tributi nell'anno 2017, giusta deliberazione di giunta comunale numero 33 del 28/3/2017 che prevede per l'anno 2017 l'avvio della procedura di reclutamento di una unità di personale da assegnare all'ufficio tributi. Di adottare i seguenti ulteriori provvedimenti e misure per rimuovere le altre irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti. Previsione di un idoneo